Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati addentro la notizia, la nostra rassegna stampa quotidiana. Come sempre vedremo quelli che sono i titoli principali per eh, i due maggiori quotidiani locali, ovvero la provincia del Messaggero, o, mentre eh, vedremo anche eh, quelli che sono i titoli della stampa eh, telematica. Mm. C'è qualcosa che non, che non funziona uh, perché sta andando in onda la pubblicità, c'è qualcosa in regia, appunto. Ehm, però, insomma, noi vediamo, oh, vi dicevo, quelli che sono appunto i titoli principali eh, dei due maggiori quotidiani, ovvero Il Messaggero e la Provincia. Oggi sono argomenti diversi quelli che mh, vedremo sulle, pagine, sulle prime pagine dei eh, giornali. Ehm, c'è infatti una notizia. Eccoci qua di nuovo. C'è una notizia di cronaca giudiziaria per quello che riguarda la uh, provincia. Um, andiamo a vedere allora il uh, titolo: si parla del caso Terme, spunta un consulente misterioso. Questo il eh, titolo emergono ulteriori novità dall'indagine per corruzione che vede coinvolta la SAR Hotel, lo ha rivelato il funzionario Collia nel corso di un interrogatorio. Vediamo il titolo anche nella pagina interna, Terme c'è un misterioso consulente clamorosa novità nell'indagine sulla corruzione per l'appalto alla Sarrotel, la rivelazione fornita dal funzionario Collia nel corso eh, di eh, un interrogatorio. Interrogatorio a cui si è, posto, si è sottoposto spontaneamente appunto il funzionario del comune che ha rivelato appunto che questo consulente del comune, che però non aveva un incarico ufficiale ma percepiva comunque denaro, si è occupato specificatamente proprio di questo appalto per le terme. Ma cerchiamo di capirne di più attraverso il nostro servizio. Ci sarebbe un consulente pagato dal comune ma senza che avesse un incarico ufficiale che si occupava specificatamente dell'appalto delle terme. È la clamorosa novità che emerge nell'indagine sulla corruzione per l'appalto delle terme, dove sono indagati, tra gli altri, anche l'ex sindaco Gianni Moscherini e l'attuale titolare di Acantus, ex a Giuseppe Sarnella. Tra gli indagati c'è anche il funzionario del comune Pietro Angelo Collia, e sarebbe stato proprio lui a fornire la clamorosa rivelazione agli inquirenti. Lo avrebbe fatto nel corso di un interrogatorio chiesto da lui stesso, nell'ambito della possibilità di fornire proprie dichiarazioni dopo l'avviso di conclusione delle indagini inviate dal pubblico ministero Lorenzo del Giudice, titolare della delicata inchiesta giudiziaria. Collia ha scelto di farlo, si è presentato insieme al suo avvocato ed ha raccontato questa storia. Secondo quanto avrebbe detto agli inquirenti, ci sarebbe dunque questo misterioso consulente, di cui il funzionario del Pincio non avrebbe saputo però indicarne l'identità. Avrebbe però raccontato che questa persona, a quanto pare residente a Roma, veniva pagato da Palazzo del Pincio per occuparsi specificatamente soltanto di tutto ciò che riguardava l'affer terme, dal bando di gara fino all'aggiudicazione da parte della Sarotel della stessa gara d'appalto. Secondo quanto avrebbe raccontato Collia agli inquirenti, questo personaggio non aveva però alcun incarico ufficiale da parte dell'amministrazione comunale, ma percepiva comunque delle parcelle, sembrerebbe anche piuttosto sostanziose, per questo suo lavoro. Come detto, Collia non avrebbe saputo indicare il nome di questo consulente, tanto che la magistratura inquirente avrebbe infatti dato incarico alla polizia giudiziaria di identificarlo, sulla base delle indicazioni fornite da Collia. È praticamente scontato che quando la procura riuscirà a dargli un nome, anche lui verrà iscritto sul registro degli indagati. E questo dunque quanto emerge dall'indagine sul cosiddetto caso o terme. Vediamo invece il eh, titolo principale per quel che riguarda la pagina del quotidiano Il Messaggero, il messaggero che invece apre sulla, eh, sulla TIA con eh, Palumbo che cerca alleati, questo appunto il titolo scelto dalla pagina del quotidiano Il Messaggero. Il presidente della Confcommercio ha bisogno di soldi per continuare la battaglia, Legale contro il comune a rischio l'udienza al TAR e il ricorso al Consiglio di Stato. Questo è quanto scrive il quotidiano, eh, il, quotidiano il Messaggero su questo argomento. Argomento che invece tiene ancora molto banco sui giornali è eh, la vicenda HCS. Vediamo infatti il titolo anche nella pagina del quotidiano il messaggero eccolo qua HCS pagati gli stipendi contro il no dei liquidatori questa è appunto la situazione per quel che riguarda HCS vediamo il titolo anche nella pagina della provincia con il titolo che appunto recita Tidei, oggi gli stipendi HCS, questo appunto il titolo del quotidiano la provincia, il primo cittadino rassicura i lavoratori della società i liquidatori dicono che vogliamo raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Vediamolo anche nella pagina interna questo titolo. HCS oggi il pagamento degli stipendi. Eh, il sindaco Pietro Tidei torna ad intervenire sulla difficile situazione della holding, il primo cittadino intende tutelare i lavoratori eh, nonostante i problemi che sono emersi in questi giorni, i liquidatori intanto dicono continueremo ad adoperarci per raggiungere gli obiettivi eh, prefissati, ma anche su tutte queste novità, soprattutto sul pagamento degli stipendi che dovrebbero avvenire oggi, eh, vediamo il servizio di Sonia Bertino. Superando il veto del liquidatore di HCS, dopo il recente provvedimento del Tribunale, il sindaco Pietro Tidei dispone il pagamento degli stipendi. Il pagamento, scrivono in una nota da Palazzo del Pincio, dovrà essere effettuato nella mattinata di domani e quindi i dipendenti riceveranno la retribuzione a seconda dei tempi tecnici impegnati per l'accreditamento dei diversi istituti bancari. Una decisione, quella del sindaco, che ha l'obiettivo di tutelare anzitutto i lavoratori. Se è così assunta in prima persona, prosegue la nota, la responsabilità di pagare gli stipendi e la quattordicesima mensilità. E il primo cittadino rassicura. Non posso che continuare a credere di riuscire nel miracolo per salvare tutti i posti di lavoro, ma è evidente che il percorso è lungo e tortuoso e non tutti credono che ce la faremo. Il Tribunale ha così legittimamente pensato che non riusciremo a pagare tutti i debiti del 2011 della precedente giunta. Certo, aggiunge il primo cittadino, ci sarà ancora da sudare e impegnarsi, ma sono oggi più che mai certo del fatto che riusciremo a salvare tutti dal disastro causato dalle precedenti gestioni non lasceremo indietro nessuno, ora proseguiti. Dei. Sarebbe bene che una volta capita la gravità della situazione oggi si rimasti tutti dalla stessa parte e lancia una frecciatina all'ex sindaco Gianni Moscherini e alla sua amministrazione. Tralascio del tutto ovviamente chi specola sul disastro, ovvero colui che il disastro lo ha combinato. Anche su questo il tempo ha iniziato a fare giustizia, e ora inizia a risultare più chiaro che l'obiettivo di questi era proprio la devastazione della società senza nessuno scrupolo per i posti di lavoro. Questa dunque è la situazione per quello che riguarda eh, HCS come abbiamo sentito dalle parole della nostra Sonia Bertino in questo servizio vediamo invece quelli che sono gli altri titoli sempre delle mh, pagine dei giornali eh, si torna a parlare di questa questione dei tumori sul quotidiano della provincia con ehm, eh, appunto oh, l'indagine epidemi epidemiologica che eh, prosegue questo infatti il eh, titolo e poi appunto quello che vi dicevo anche ieri in apertura non trova conferme il dato pubblicato dal Ducato vediamo il titolo appunto nella pagina interna ehm, su questo argomento prosegue l'indagine epidemiologica eh, sugli effetti dell'inquinamento quella appunto voluta soprattutto dal procuratore Amendola che insieme alla, ehm, al centro eh, epidemiologico della Regione Lazio e eh, al e all'autorità portuale ehm, hanno appunto messo in piedi, ma eh, l'indagine è ancora in una fase embrionale iniziale, non si è ancora arrivati ai risultati. E infatti non sembrerebbe trovare conferma il dato pubblicato dal Ducato che vedrebbe Civitavecchia al terzo posto in Italia per incidenza di eh, tumori. Vediamo invece... Eh, altri titoli ancora per quel che riguarda la pagina del quotidiano La Provincia. C'è questa notizia di cronaca, eh, ovvero ehm, quanto successo al Civitavecchia Expo. L'altra sera cede una parte del palco, ferite alcune ballerine. Questo il titolo, titolo che troviamo anche nella pagina interna, eccolo qua, cedono le tavole del palco, ferite alcune ballerine, lo stesso titolo che abbiamo visto in prima Expo Civitavecchia, l'incidente è avvenuto mercoledì sera a Piazza degli Eventi. Per fortuna non è stato nulla di grave, ma chiaramente poteva andare molto peggio alle povere danzatrici che erano in quel momento sul palcoscenico della di piazza degli eventi. Eh, mentre mh, restando sempre alla cronaca, sulla pagina del quotidiano Il Messaggero troviamo quest'altra notizia, un'operazione dei vigili urbani sequestrato un De Ors in Via Toti. Questo eh, è quanto scrive il eh, quotidiano, mh, il, quotidiano oh, il Messaggero su oh, questo. Eh, su questo argomento e poi il caldo, il caldo che sta arrivando sempre di più nei prossimi giorni, peraltro si prevede che debba aumentare ancora. C'è questa foto molto eloquente sulla pagina del quotidiano Il Messaggero di questo caldo asfissiante con questa turista che cerca di rinfrescarsi eh, addirittura sugli irrigatori delle aiuole eh, del mh, del, eh, del, del viale, eh, di Viale Garibaldi insomma, della Marina Caronte, caldo asfissiante e anche l'irrigazione al viale aiuta questi turisti questa è infatti la didascalia eh, del, eh, della foto ma c'è anche ovviamente il titolo a centro pagina caldo asfissiante e da domani c'è il bollino giallo la città indicata dal Ministero della Salute nella fascia di livello di preallerta per l'arrivo di questa eh, perturbazione che viene chiamata eh, Caronte eh, ci spostiamo di nuovo sulla pagina del quotidiano La Provincia invece per andare a vedere naturalmente quelle che sono anche le altre notizie. Tra queste troviamo oh, quelle a carattere eh, culturale e di eh, spettacolo perché questa sera grande appuntamento con l'inizio del, ehm, del festival alle terme con un nome... D eccezione del jazz italiano Stefano Bollani, vediamo allora il titolo per quel che riguarda appunto la, la, la provincia, Terme Taurine Festival attesa per il concerto di Bollani, questo il titolo scelto dalla pagina del, eh, della provincia, titolo che troviamo anche eh, sulla pagina interna della, della provincia. Da stasera tutti al Terme Taurine Festival. A partire dalle 21 il concerto con cui si apre la rassegna promossa dal comune, attesa per Stefano Bollani con Yes, per eh, Bodislan e Mortenland insieme ripercorreranno dieci anni di attività. Questo è quanto scrive il quotidiano La Provincia sul concerto di Stefano Bollani in programma questa sera per il Terme Taurine Festival, ma ce lo descrive e ce lo presenta ancora meglio Romina Mosconi in questo servizio. Vediamo. Prende il via domani sera il Terme Taurino Festival curato dalla Lires sotto la direzione artistica di Claudio Sestili in collaborazione con il Comune e con il sostegno dell'Enel. L'artista che darà il là la serie di eventi alle Terme sarà Stefano Bollani Danish Trio che offrirà al pubblico un concerto jazz di assoluto livello al biglietto d'ingresso di 10 euro. Miglior nuovo talento per musica jazz nel 1998, nel 2011 Los Angeles Excellence Award per la cultura italiana nel mondo e non si contano più gli innumerevoli premi e riconoscimenti consegnati a Stefano Bollani, così come le sue collaborazioni con musicisti sperimentatori e di frontiera, le produzioni di album e concerti nel mondo, la pubblicazione di un romanzo, la creazione di trasmissioni televisive, la collaborazione con danza e teatro. Con il bassista Jasper Bodilsen, musicista lirico le cui doci corde si svelano con naturalezza, come spiega il Jazz Time, e Morten Land, tra i più richiesti batteristi jazz del mondo, festeggia con un tour i dieci anni di concerti e dischi insieme e una nuova prestigiosa incisione per la l'ACM. Gran parte del mio lavoro, sostiene Bollani, si ispira ad un progetto di base da intesa ad esplorare una specifica area musicale, sia che si tratti di una big band o del duo con Enrico Rava. Ma questo trio è un palcoscenico per tantissime cose, quasi una sintesi di tutte le mie idee. Non ci possiamo limiti. Pollani a Civita Vecchia, quindi, suonerà con Jasper Bodilson e Land e daranno vita ad una serata eccezionale, con cui ripercorreranno i dieci anni di concerti e dischi. Invito tutti, spiega la delegata Annalisa Tommassini, a partecipare a questo imperdibile live, che sono certa trasmetterà a tutti il massimo delle emozioni. Siamo alla pagina del comprensorio, vediamo quelli che sono i titoli per i due quotidiani eh, locali. La politica sul quotidiano La Provincia, perché eh, il Consiglio Comunale di Santa Marinella ieri ha nominato Eugenio Fratturato, eh, eletto appunto vicepresidente del Consiglio, così titola eh, il quotidiano La Provincia. Santa Marinella la nomina ieri pomeriggio alla terza votazione, questo il. Eh, titolo, possiamo andarla a vedere anche eh, nella pagina, eh, nella pagina eh, interna eh, con ehm, questo oh, titolo. Fratturato, vicepresidente del consiglio comunale eh, a Santa Marinella, letto ieri pomeriggio dopo tre votazioni, i consiglieri di opposizione per protesta hanno abbandonato l'aula. Questo eh, è quanto scrive appunto il quotidiano oh, eh, La Provincia. Ricorderete, Fratturato si era. Candidato come sindaco dopo, aver, dopo essersi appunto staccato da Bacheca durante la, la precedente amministrazione, poi adesso invece c'è questa nomina a vicepresidente del Consiglio, la cosa non è piaciuta ai consiglieri di opposizione. Vediamo invece che cosa propone il quotidiano. Il quotidiano Il Messaggero per quel che riguarda eh, appunto la ah, pagina ah, del comprensorio oh, si parla di iniziative eh, che ci saranno a Santa Marinella, un weekend di film d'autore e surf a Santa Marinella, questo naturalmente è quanto scrive il Messaggero per descrivere quello che sarà appunto il fine settimana Santa Marinellese, mentre eh, in quello in collina ah, non può mancare l'ennesima uh, sagra, questa volta la protagonista è la birra. Sentiamo le interviste di Romina Mosconi. Quest'anno è un appuntamento importantissimo per noi perché è il ventennale, sono vent'anni eh, di festa della birra, vent'anni lunghi ma belli, faticosi ma con tante tante soddisfazioni. Quest'anno proprio perché questo avvenimento abbiamo pensato anche a qualche novità. Nell'ambito de della manifestazione che si svolgerà dal 26 luglio al 28 luglio. Partiremo comunque eh, come sempre con eh, la nostra apertura. Che avverrà verso le ore 18:30 per poi portarci nella zona Festival la nostra la chiamiamo Festival perché comunque abbiniamo la buona cucina a della buonissima musica. Eh, abbiamo iniziato con eh, Califano nel 2009. Per passare poi da Lil Greg Latte e i suoi derivati, Tiro Mancino, a Marco Graziosi, a Giuliano Palma, per arrivare quest'anno al venerdì sera con gli Statuto, erano già stati con noi due anni fa, li abbiamo richiamati perché anche loro quest'anno compiono i 30 anni di attività. È un gruppo storico ormai da Torino e quindi li abbiamo chiamati di nuovo con noi. Per il sabato sera uh, abbiamo un gruppo di musica ska i Matrioska che va molto di voga eh, in questo momento e la domenica abbiamo il le Cisco, l'ex cantante di Modena City Rem. Per quanto riguarda le novità, abbiamo un, in collaborazione con Civitanet abbiamo una zona wifi libera su tutto, tutto l'ambito de, della festa, sia zona ristorante che zona concerto. Tutte le sere dalle 18.30 alle 19.30 eh, facciamo il bruschettone, assaggio di bruschette gratuito, e, e poi comunque tanta, tanta allegria, tanto divertimento per tutte e tre le serate cosa che dalla, dalla prima edizione all'ultima ormai è una ricorrenza. E' per questo pure che la, il nostro successo, eh, e siamo stati da viatico eh, per tutte le altre sagre che poi sono venute nel nostro paese. Questo dunque è quanto si vedrà al, alla saga della birra eh, in programma in questo weekend in collina. Vediamo però invece il, eh, i titoli a questo punto della pagina dello sport. Eh, sulla provincia si parla di eh, calcio di Civitavecchia Calcio, vediamo appunto questo oh, titolo. Eh, Civitavecchia Calcio, il mercato si ferma fino a lunedì, questo è quanto scrive il quotidiano la provincia. Poi troviamo anche. Eh, questo titolo che riguarda l'impiantistica in particolare appunto il Fattori dove giocherà il Civitavecchia Calcio, il delegato Scidipoti è al lavoro sul Fattori per cercare naturalmente di sistemare ehm, lo stadio, ma ci sono anche notizie che riguardano in qualche maniera l'impiantistica sul messaggero, perché ricorderete lo skatepark eh, dopo che c'era stato quel, eh, quel, quell'atto vandalico che l'aveva completamente distrutto, adesso per quel che riguarda lo skateboard il Pincio vuole fare la pista all'Uliveto o in zona ospedale, due settimane fa i, fan, i vandali come vi dicevo avevano bruciato l'impianto di Fiumaretta e gli appassionati sono rimasti senza uno spazio dove eh, divertirsi. Per quel che riguarda invece... Le altre notizie, sempre sulla pagina del quotidiano, eh, quotidiano Il messaggero, troviamo il calcio a 5 con la S e l'Atletico alla scoperta degli avversari della serie C1, dovrebbero infatti uscire i eh, calendari e poi eh, la pallavolo con eh, l'ASP che riparte con uno staff allargato di tecnici, questo eh, è quanto scrive il quotidiano. Il messaggero su questo argomento mentre sulla pagina della provincia si parla di canottaggio con Evangelisti che è in corsa ai mondiali di Linz. Insomma, una bella soddisfazione per questo canottiere Civitavecchiese che ancora una volta appunto la nostra città tira fuori atleti di livello internazionale in questo, eh, in questo sport. Ci fermiamo qui per quel che riguarda la prima parte della nostra rassegna stampa, nella seconda andremo a vedere che cosa propongono invece i quotidiani eh, telematici, eh, cercheremo di approfondire come sempre una notizia e poi daremo uno sguardo anche ai titoli dei eh, giornali nazionali. A tra poco, subito dopo la pubblicità. Vi aspetto.